Ben trovati amici di Telebova Marina e Telemelito, siamo collegati dal kick-off di Bova Marina dove andremo ad assistere la finale di calcio a 5 tra SD Bova Marina e Brancaleone. Colui che vi parla è Giuseppe Cuzzilla e insieme a me Paolo Curnari. Oggi si giocherà la finale di questo torneo prestigioso, torneo che esordisce proprio quest'anno come questa straordinaria struttura che è nata da più di un anno. E appunto a maggio è iniziata questa competizione e i nastri di partenza si sono presentati ben 16 squadre, un torneo diviso in due fasi dove sia la SD che il Brancaleone, che aggiudicandosi le prime due fasi con i rispettivi primi posti e superando gli incontri di semifinale, si incontrano oggi in una finale sicuramente emozionante. Paolo, signori, che torneo, che finale! Sì, sarà sicuramente una grandissima finale. In queste due squadre ci sono giocatori forti. Il Brancaleone scende in campo con la Tella in porta, Genova, Foti, Galletta e Patea. La SD risponde con Tribuna, Zirilli, Bonanno, Modafferi e Panagia in avanti. E Paolo, ci sono tutte le condizioni per una grande finale. Io direi che lo spettacolo è assicurato. Sì, due squadre che hanno fatto un grande torneo, la SD a punteggio pieno nella prima fase, nella seconda è arrivata diciamo come prima nel proprio girone e si è qualificata al primo posto in semifinale si è sfidata contro il CBM e oggi giocherà contro un Brancaleone sicuramente tosto, che dalla sua ha fatto un grande torneo fino adesso. Io direi che è una squadra molto motivata, ha dato filo da torcere a tutti, ha messo tutti in difficoltà e nella scorsa partita è andata in difficoltà e ha dimostrato a tutti il calcio, signori. Sì, il calcio, nella semifinale scorsa contro appunto Bar Made in Italy era sotto 3-1, poi nella ripresa un grande Brancaleone, è salito in cattedra. Genova e Galletta sono due grandi giocatori, Angelo Genova ha vinto tanto, sempre in questi tornei ha dimostrato tutte le sue capacità. Galletta è un'immagine del calcio diciamo locale. E adesso andiamo a vedere la partita, iniziata da 4 minuti, Bonanno, Patea ci prova e c'è un fallo per il Brancaleone, dice l'arbitro Fiumanò, la SD e sono i giocatori con la maglia bianca, il Brancaleone quella nera. Panagia per Bonanno, ancora Panagia ci prova, Panagia prova a girarsi, Genova chiude bene, riparte Galletta, Galletta prova ad andare, Galletta rientra, ci prova subito Galletta dopo pochi minuti. Sono partite molto bene le squadre, il Brancaleone ha attaccato e affondato alla prima occasione. Diciamo che un Brancaleone che gioca con 3-1, Galletta in avanti, si è mosso davvero bene in quell'occasione, Bonanno prova a marcarlo a uomo. Riparte adesso il Brancaleone con Foti, Galletta, Zirilli recupera, ci prova, Zirilli in azione, in un'azione personale, dietro, Modafferi, si riparte da tribuna. Io direi che la Bovese sta giocando a zona. La Bovese e la SD Bova Marina, sì, però diciamo che è una squadra di Bova Marina. Una squadra che purtroppo quest'anno è stata purtroppo un'annata sfortunata, il prossimo anno giocherà in Serie D, però in questi anni la SD ha dimostrato
dimostrato, diciamo, dei valori, dei principi, perché comunque quando la Bovese, che era la squadra appunto del nostro paese, non c'era, la SD dimostrava grande tenacia. Quindi bisogna rispettare questi giovani, bisogna rispettare questi ragazzi che hanno fatto davvero tanto per questa terra. Adesso fallo laterale, Genova. Foti anche un buon giocatore, tu lo conosci bene? Foti è l'icona del calcio melitese. L'icona, occhio che Galletta ci prova e subito dice di no. Tribuna, un grande portiere in questo torneo, ha dimostrato tanto. E ha dimostrato anche lui di essere, se non vogliamo essere ripetitivi, un'icona del calcio bovese. Sì, Tribuna a calcetto, un grande portiere. Una finale adesso ancora, si stanno studiando le due squadre. Foti prova a portare la palla, poco movimento in avanti, occhio che Patea adesso prova con un'azione personale ma finisce fuori. Zirilli, buon anno, ancora per Panagia, prova per Zirilli che prova ad andare però non riesce, la palla scivola sul fondo, ci prova adesso, riparte il Brancaleone con la Tella. Oggi vi è una sfida nella sfida, diciamo. E Panagia ha 18 reti in questo torneo, Galletta della squadra del Brancaleone lo segue con 17 e Marengo, il giovane Marengo, la giovane promessa del calcio bovese, Marengo con 15 reti. Occhio che l'aggancia Panagia, ci ha provato un bello aggancio di Panagia al volo, ci ha provato la Tella però chiude bene, ha coperto la porta la Tella in questo caso. Paolo, sì, è un grande portiere, ha dimostrato tanto, preso pochissime reti, infatti è sempre in movimento. Sì, e oggi ci saranno anche le premiazioni a seguire e vediamo chi si aggiudicherà il miglior portiere tra Walter Tribuna e La Tella, due portieri comunque di grande esperienza che sanno davvero essere efficaci quando vengono chiamati in causa. Adesso la SD sembra comunque provare a pressare il Brancaleone, un Brancaleone comunque, Paolo, che ancora non ha diciamo affondato il colpo. Ma secondo me le squadre si stanno studiando, perché entrambe hanno avuto l'occasione di affondare il colpo. Sì, prima una grande occasione di Panagia, e un'altra dall'altra parte di Galletta, però ancora una finale che deve, diciamo, occhio ancora Galletta, traversa di Galletta, che giocata che aveva fatto Galletta, occhio che adesso riparte Buonanno dall'altra parte, Buonanno per Zirilli, chiude Foti, che azione ha fatto Galletta lì, Paolo? È il maestro del calcio. Il maestro del calcio, sinceramente sì. Si è mosso bene. Occhio che adesso risponde Panagia. Panagia prova a girarsi. Chiuso. Adesso la fallo laterale. È entrato in questo momento Pasquale Borrello. È uscito Francesco Patea. Quindi il Brancaleone ha fatto subito il suo primo cambio. L'SD, diciamo che in panchina ci sono anche dei giocatori molto, molto forti come Pasquino Criseo e Francesco Nucera. Quindi sarà sicuramente una partita bella da seguire. Un fallo intanto di Zirilli da dietro su Borrello. Si prende la responsabilità Foti. Secondo me calcerà in porta. Sì, può darsi, vediamo.
Ci può provare, diciamo, anche con uno schema, perché Brancaleone abbiamo visto che fa degli schemi che riesce sempre a trovare l'uomo giusto. Si conoscono, diciamo, questi ragazzi. Conoscendo Foti, ha tirato in porta. Diciamo che Foti è il tuo idolo. Avete vissuto tanti anni insieme, diciamo, vi conoscete da sempre con Foti. Diciamo che Paolo è arbitro, quindi è un arbitro che è molto, da un anno a questa parte ha iniziato ad arbitrare. Sì, ho conseguito da poco il corso di arbitro, ho partecipato qui al torneo del Kirchhoff in molteplici partite. Sì, quindi sei un arbitro che da poco, quindi conosci bene le regole del calcetto, conosci bene gli schemi, conosci bene, diciamo, vivendo sul campo, quindi sai benissimo le regole, sai benissimo come si gioca a calcio a 5. Foti, intanto con un tacco per Galletta, prova a chiudere Modafferi. Genova, Foti, riparte il Brancaleone, Panagia ci prova. Fallo, gamba tesa di Panagia, riparte ancora Foti, Borrello prova a muoversi, Galletta in avanti, ma no, la palla non gli arriva, Panagia subito per Modafferi, prova a girare subito adesso la SD, tribuna, Zirilli, si muove Panagia, occhio che si muove bene Bonanno in avanti, chiuso, la diagonale perfetta di Borrello in questo caso. Modafferi, Bonanno, ed ecco che entra Criseo a posto di Bonanno. Criseo subito, occhio che è partito, ci prova adesso Galletta per Foti ci prova, si gira, ha perso l'attimo, dietro ancora per Genova, Borrello tribuna, super in questo caso. Adesso riparte la SD con Criseo, Zirilli, bella parata di tribuna Paolo. Sì, è stato plastico. Sì, si è disteso bene e ha fatto un grande intervento. 0-0. Sono passati. E c'è un fallo. Mancano 14 minuti. Prendiamo il tempo. Quindi 10 minuti in questo primo tempo. 0-0, una finale equilibrata. Come tutte le finali, il punteggio è corto. Adesso però c'è una grande opportunità a 2. Sembra che andrà a tirare Panagia con tocco di Zirilli. Foti prova ad uscire, sicuramente esce lui, Panagia! Ci ha provato Panagia! Grande intervento del portiere. Riparte adesso Borrello. Prova a salire Brancaleone, occhio che Zirilli stavolta gliela ha strappata. Zirilli, palla per Panagia, Latella ancora, super! Super Latella! Che intervento signori, che salto, che gambe! Mamma che intervento di Latella! Ancora per Zirilli, Genova chiude, l'SD sembra padrone in questo momento. Mamma mia che intervento di Latella, Panagia botta sicura, Latella dice di no. Galletta, Panagia, Modafferi, Criseo, ci prova adesso Foti. Recupera la palla subito per Galletta, non l'aggancia. Zirilli si mette di spalle, palla per Modafferi. Criseo, Panagia, c'è fallo da dietro. Foti, occhio che protesta, forse in questo caso no. E fallo. Ottimo fino adesso l'arbitraggio di Giancarlo Fiumanò. Occhio che parte Panagia. La palla non arriva. Una partita equilibrata Paolo. Sì, molto equilibrata, da ambo le parti, le squadre si aspettano, ripartono e tirano in porta. Sì,
davvero una partita bella, una finale sicuramente. Avevamo previsto una finale del genere. Sì, essendo il primo anno che c'è questo torneo, è una gran finale. Sì, è una gran finale, no? Dal punto di vista tattico, il Brancaleone è ben messo in campo, gioca con 3-1, Galletta punta in avanti, invece la SD risponde con un 2-2, Modafferi, Panagia e Zirilli, che molte volte si muove e diciamo gioca in avanti dalla parte sinistra del campo e Panagia dalla parte destra, due giocatori che si conoscono molto bene, Panagia e Zirilli. Direi un modulo morignano. Sì, è un modulo morignano. Mourinho è comunque un grande giocatore, adesso paragonare una squadra diciamo come la SD al Chelsea, vabbè. Comunque il modulo è quello, anche se Mourinho è allenatore di calcio a 11. Anche se è la stessa cosa, secondo te calcetto e calcio a 11? No. No. Non c'entra nulla. Modafferi. Anche se comunque molti giocatori di calcio si adattano bene al calcio a 5. Ad esempio Genova ha giocato anche come Galletta, come giocatori comunque del Brancaleone. La maggior parte ha giocato nel Brancaleone in eccellenza, quindi si adattano bene anche al calcetto, quindi c'è qualcosa in comune fra questi due sport. Ma a volte sai così, quando giochi in grandi spazi poi ti ritrovi a giocare in piccoli spazi e copri tutto, poi se si agisce con le gambe. Esatto. Modafferi, adesso vediamo, Criseo esce bene la tella, però la SD stavolta mi sembra aver messo la quinta. Criseo. Panagia. Criseo, occhio Modafferi, la tella. Perfetto. Mancano 8 minuti alla termine. Protestano i giocatori del Brancaleone su un possibile, diciamo, fallo. Fallo cumulativo a favore del Brancaleone. Tre falli fatti dalla SD e tre falli fatti dal Brancaleone. Ci prova adesso Foti. Il punteggio, ricordiamo, è sullo 0-0. Questa finale fino adesso non ricca di gol, ma ricca di emozioni. Il pubblico ci regala le emozioni. Che pubblico, signori! Sì, è davvero un grande pubblico. Oggi Bove è tutta qui, ma anche vedo tanti ragazzi di altri paesi. Occhio! Ci ha provato dalla sua area Zirilli, quello che sa fare meglio, il tiro dalla propria area. Zirilli stava facendo un grandissimo gol. E che gol, signori! Se è un gol stupendo sarebbe stato. Occhio, ci ha provato Bonanno. Torneo, ricordiamo, che esordisce quest'anno, questa è la prima edizione, diciamo che queste due squadre durante l'arco del torneo, sia la SD che il Brancaleone, hanno dimostrato dei valori e dei principi di gioco superiori alle altre squadre. Brancaleone da anni, questa squadra che la vediamo nei nostri tornei locali, è sempre diciamo bello vedere questi ragazzi giocare, soprattutto questi del Brancaleone, perché sempre ad esempio Galletta, Genova, Foti sono dei pilastri del calcio locale. Sì, è da tanti anni che giocano sempre insieme, sono come una famiglia. Sì, una famiglia. Genova, Foti per Galletta. Prova a provarci adesso la palla di Foti, ma non riesce
questo tiro con questo destro ad impensierire tribuna. E adesso entra Nucera, entra Ciccio Nucera, vediamo se è lui la carta vincente di questo primo tempo. Occhio che Pasquino ci prova, Criseo! Pasquino Criseo! Un gran gol di Pasquino Criseo, Paolo! Si è girato bene e ha battuto la tela! L'ha mandato fuori tempo, fuori giri, signori! 1-0 per la SD Boma Marina, un grandissimo gol di Pasquino Criseo! Aggancio e tiro! Non può far nulla in questo caso la tela! E adesso vediamo se c'è la risposta del Brancaleone! Modafferi! Per Criseo! Buon anno! Buon anno! Da fuori ci ha provato! 1-0 per la SD Boma Marina! Il Brancaleone deve rincorrere! Come nella semifinale! Vediamo se in questo caso saranno bravi come la semifinale a riuscire a ribaltare questo match. 1-0 intanto per la SD. E non l'ha presa molto bene il Brancaleone, perché li vedo ora un po' giù di tono, un po' impauriti direi. Sì, sì, sottotono, un gol subito. Diciamo che Brancaleone ha segnato sempre durante il primo tempo di ogni partita. Abbiamo questa statistica, quindi è strano che oggi in finale, vabbè sì è una finale, però non sembrano giocare quel calcio che abbiamo visto durante l'arco della competizione. Paolo. Eh sì signori, vedo il Brancaleone molto in difficoltà, ahimè. È in difficoltà. Sì, vediamo se saranno bravi a riprendere questo match. Criseo ci prova ancora, Criseo a mettere il tap-in e c'è il 2-0 di Criseo. Grandissimo Criseo, doppietta di Criseo, 2-0 SD. Paolo, che gol ha fatto Criseo in questo caso, Paolo? Si è inventato un gioco di prestigio, signori. Un giocoliere. Mamma Criseo oggi, 2-0. E lui a battere fino adesso il Brancaleone. E adesso deve rispondere con tutta la sua forza il Brancaleone. Genova! Subito fuori da fuori, ma non impensierisce per niente tribuna. Intanto time out per la SD, che a pochi minuti, allo scadere del primo tempo, è 2-0 con due gol di Criseo. Che gol, che giocatore, signori. Sì, è un grande giocatore, una doppietta in finale non è facile farla, soprattutto contro questo Brancaleone. Adesso mancano pochi minuti allo scadere del primo tempo, la SD ha chiamato il time out, quindi adesso sembra strano comunque, una squadra che in vantaggio chiama time out. E secondo te perché, Paolo? È una tattica per innervosire gli avversari, dall'esperienza che ho io. Eh sì, innervosire, però in questo caso diciamo sono in vantaggio 2-0. E in questo caso diciamo il Brancaleone era in difficoltà, quindi può darsi che adesso vediamo dopo questo time out se le cose ritorneranno ad essere come prima, però di solito la squadra perdente chiama il time out quando è in difficoltà, quindi questa è una scelta strana, vediamo se giova. È stata un conto alla rovescia, diciamo. Un conto alla rovescia. Foti, adesso che stavolta è entrato Marengo, signori, guardate come giocherà Marengo, guardatelo, guardate come giocherà Marengo. Me lo sento che sarà lui, Paolo, colui che trascinerà il Brancaleone in questa fase. Sarà lui ad andare in gol. Vediamo se sarà lui ad andare in gol. Però molte volte l'ha risolta lui, da solo la partita, un grande giovane. Foti. Nucera chiude bene. Nucera prova ad andare. Palla per Criseo. Criseo per Modafferi. Occhio che si muove bene. Chiude Genova. Fallo laterale. Per Criseo e per l'SD, che è in vantaggio 2-0, ricordiamo. Criseo. Modafferi. Nucera. Palleggia bene l'SD. Nucera. Modafferi. Criseo. Modafferi. Nucera. Prova ad uscire a Genova. Criseo.
Occhio che c'è la palla per Bonanno, chiude bene la Tella. Fa lui la diagonale in questo caso. Tribuna. Bonanno. Bonanno là dietro, attaccato da Marengo. Palla per Nucera. Nucera prova ad essere... E c'è... Rimessa per il Brancaleone. Galletta. Foti. Genova. Genova. Foti. Prova a costruire il Brancaleone. Marengo. Marengo. Ancora lui. Vediamo se punta Bonanno. Gli scappa Marengo. Ci ha provato. Calcio d'angolo per il Brancaleone. Grande giocata di Marengo in questo caso. Lui la risolverà. Galletta prova a girarsi. Non c'è fallo, dice Giancarlo. Foti. E sbaglia Foti. Prova a ripartire l'SD. Modafferi. Entra Panagia ed esce Criseo, l'autore dei due gol. Panagia, Modafferi. Ci prova! Palo! Incredibile questo palo. Era battuto la Tella. Aveva completamente spiazzato il portiere con un tiro di punta. Ma che tiro ha fatto? Occhio. Nucera ancora. E adesso riparte il Brancaleone. La partita si accende. Pochi minuti dallo scadere del primo tempo. Panagia. Foti. Marengo. Un minuto allo scadere. Ci ha provato adesso ancora Marengo. Riparte la SD. Genova. Occhio, ci ha provato con 1-2 che poteva essere vincente. Il duo Genova-Galletta. Riparte Nucera. Occhio che Panagia si muove bene. Foti tiene la palla in campo e prova a ripartire adesso il Brancaleone. Galletta. Foti. 40 secondi allo scadere. 2-0 per la SD. Il Brancaleone in difficoltà. Deve risalire il match con l'esperienza e con la bravura di Marengo, che ancora lui ci ha provato con un grande sinistro. Pochi secondi allo scadere. Se la SD vince questo torneo, diciamo che bissa Bova Marino, un altro torneo vinto lo scorso anno. L'oratorio salesiano Don Bosco, che come sappiamo anche lì si sta svolgendo e sono in gara e sono ai quarti anche là, quindi una SD che in questi tornei sta scrivendo la storia. E si conclude la prima frazione di gioco. ASD Bova Marina 2, Brancaleone 0, due gol di Criseo che fino adesso decide questo match. Ha sbloccato il match, signori. Ha fatto due gran gol, Paolo. È difficile segnare alla Tella. È molto difficile, è un gran portiere. Sarà anche lui, come Marengo, una promessa, una giovane promessa del calcio bovese, sicuramente. Va bene, adesso ci fermiamo. A risentirci più tardi. Bentrovati amici di Tele Bova Marina e Tele Melito, da Giuseppe Cuzzilla. Alessandro Vadalà. Sì, è giunto qua con noi Alessandro Vadalà, il mister campione regionale calcio a 5 dell'oratorio salesiano di Bova Marina. Siamo collegati dal kick-off di Bova Marina, dove andremo ad assistere al secondo tempo della finale di calcio a 5 tra SD Bova Marina e Brancaleone. Il punteggio, vi ricordiamo, è sul 2-0. Doppietta di Criseo, che ancora ci prova Criseo, Sandro. Sì, da quello che ho visto nel primo tempo, la SD è messa bene in campo. Il Brancaleone non è male, però ricordiamo che la SD gioca molto a calcetto. Sì, lo abbiamo detto anche in precedenza, questi sono ragazzi che giocano a calcio a 5, il Brancaleone ha scritto la storia, ma lo ha scritto la storia del calcio a 11, però si sono, come dire, adeguati bene a questo gioco.
Sì, da quello che vedo sono tecnicamente sono una squadra molto forte, però a calcio a 5 la tecnica conta quanto la tattica, perché a calcio a 5 la tattica, se sai difendere bene, la prima cosa, meno gol prendi, meglio è. Sì, questa finale la sta decidendo Criseo con una bella doppietta, Sandro, tu lo hai allenato. Sì, l'ho allenato, è un bravo giocatore, sia tecnico che tattico, capisce bene la situazione di gioco, l'offensiva, sa sia fare la difensiva che l'offensiva. Certo, diciamo che il Brancaleone ha giocatori come Genova, Foti, Galletta, che ti puoi aspettare di tutto, cioè a stoppare, a tirare, hanno una velocità di esecuzione impressionante. Sì, anche loro, Genova, l'ho detto in precedenza, ha scritto tante pagine belle del nostro calcio, Angelo e Sandro, sia calcio a 5 con i tornei, ho visto casa sua, è piena di trofei. Sì, vogliamo dire molto, però diciamo che la SD ha un portiere che secondo me a calcio 5 prima di lui c'è solo Logatto della Futura. Tribuna, sì, un grande portiere, sta difendendo bene. Sarebbe il bis, diciamo, sarebbe il bis se vincesse questo torneo la SD, bis a quello dello scorso anno della SD, cioè del torneo che si è svolto all'Oratorio Salesiano. Sì, certo, sarebbe il bis per la SD l'anno scorso, trofeo. Innanzitutto aspettiamo un attimo questa fallo intanto per Foti. Sì, diciamo che la SD ha vinto l'anno scorso il torneo Don Bosco, diciamo che è la favorita per questa finale. Cioè, voglio dire una cosa, Tribuna è forte, però non togliamo niente a Latella, perché è un ottimo portiere e fra i pali non ha nulla da invidiare a Tribuna. Sì, Latella è un grande portiere e anche lui lotterà sicuramente con una se vince, diciamo, il Brancaleone, il miglior portiere a mio modo di vedere sarà suo, quindi anche lui ha fatto fino adesso una grande competizione. Adesso c'è un'opportunità, Marengo, il suo sinistro fa paura, me lo immagino! Marengo, grande parata di Tribuna dall'altra parte. Sì, diciamo che questa partita secondo me la decideranno molto i giovani, sia Criseo che Marengo, che sì. Posso dire una cosa, li ho allenati, li sto allenando, siamo arrivati in finale regionale, anche se c'è 6, però sono giovani che potranno dare molto al calcio bovese e oltre. Sì, occhio adesso, la Tella chiude bene, 2-0, ci deve provare però il Brancaleone. 22 minuti allo scadere di questa finale, 2-0 per la SD, doppietta di Grisocchio, Galletta forse l'ha appoggiata con il braccio, si gira Galletta, vediamo, messo giù, no, ancora si continua, Criseo, riparte adesso la SD, Criseo, Panagia, Criseo, prova ad andare, palla per Modafferi, tacco per Criseo, Panagia ci prova, e c'è un fallo, dice l'arbitro Fiumanò, riparte adesso il Brancaleone. Foti, palla per Galletta, vediamo se si gira bene come sa fare lui, respinge bene la SD, Genova, Foti, ci deve provare, Galletta si muove bene in area, occhio, Zirilli lo tiene con la coda dell'occhio, in questi casi che si deve fare per bloccare un'azione offensiva? Guarda, secondo me il Brancaleone deve cercare il tutto per allargare questo rombo, che l'SD lo sta facendo molto bene. Sì, sì. C'è Zirilli dietro, dirige la difesa in modo, come dire, perfetto, magistrale. Diciamo
che invece il Brancaleone gioca con 3-1. O mi sbaglio, mister? 3-1 mi sembra. Sì, giocano molto su Galletta, sul suo possesso di palla, però questa squadra non ha... E vediamo calcio di rigore, Criseo ha preso la palla e c'è la munizione anche per la Tella, può essere, diciamo, la svolta della partita, mister. Paragia contro la Tella, sarebbe un 3-0 micidiale. Panagia per Fiumano, per l'arbitro Fiumano era rigore e... protestano i giocatori del Brancaleone, però è ancora protestano. In questi casi è inutile protestare. Occhio, sì, scusa, Panagia. Padella para! La Tella para! Sì, in questi casi è inutile protestare. Una volta che l'arbitro chiama è difficile che cambia la sua decisione. Che parata di La Tella, signori! Risponde al tribuno. La Tella para rigori, lo chiamano da fuori. Ed è realmente vero. Occhio, ancora ci prova Genova. Adesso il Brancaleone deve mettere a sua volta la quinta per riprendere questa partita. Sì, guarda, ora se la SD viene raggiunta solo colpa sua. Cioè, ora secondo me dovranno fare una grandissima manovra difensiva. Sarà Zirilli a decidere come scalare la squadra. Certo, ti ripeto, il Brancaleone ha giocatori tecnici che da un momento all'altro ti possono risolvere la partita come niente. Sì, lo abbiamo visto in semifinale, erano sotto 3-1 e sono riusciti a riprenderla quella gara in semifinale contro un Parma in Italy, comunque che ha fatto bene in questo torneo, quindi non era facile. Sì, ma ti ripeto, anche se non sono tutti giocatori dell'SD a giocare a calcio 5, però bastano 2-3 che hanno fatto grandi livelli come Zirilli, Panagia, Tribuna e Criseo stesso a giocare a calcio 5, sanno come far scalare la squadra, come difendere e tutto. Infatti si vede Zirilli come Zirilli e Tribuna, perché in questi casi il pivot difensivo è il portiere, che è quello che ti detta il tempo di difesa. È la base quella. Marengo intanto si procura un altro fallo e adesso ci deve provare anche dai calci piazzati il Brancaleone, perché abbiamo visto che è impenetrabile questa SD, quindi solamente con un calcio piazzato, con un'azione ben delineata, si può riprendere questo match, mister. Guarda, ti dico che neanche, perché ti ripeto, Tribuna non è un portiere così come si può vedere, sa come preparare la difesa, la barriera, sì. Sa fare scalare la barriera in situazioni molto difficili, e sarà difficile segnare in barriera. Occhio! Infatti, come hai visto, non c'è niente da fare. Sì, ci deve provare con il cuore, diciamo, il Brancaleone in questo caso. Per vincere questo torneo, Panagia gliela prende! Panagia! E ancora fallo, ho visto un altro fallo, Fiumano! C'è un fallo, Genova si è fatto male in questo caso. Subito ai soccorsi. Genova si è infortunato. Ho sentito dalla sua voce il ginocchio. Mister, il ginocchio. Vediamo quello che uscirà fuori. Speriamo che non è nulla. Anche se lo vedo dolorante Genova, e non è uno che di solito, diciamo, fa scena, e poi soprattutto sono sotto 2-0, quindi che scena dovrebbe fare? No, se Genova dice che ha un problema, ce l'ha. Cioè, io in tutti questi anni che ho visto tornei, partite, cose, Genova un giocatore correttissimo.
pronto intervento di Francesco Eriti, subito con grande professionalità. Ricordiamo che questa struttura è gestita dalla famiglia Eriti, una struttura che serviva a Bova Marina, e quindi è un punto di riferimento anche per gli altri paesi, una struttura che serviva, mister Questore, perché non vi erano altre strutture di questo genere a Bova. Sì, diciamo che il kick-off di Paolo Eriti è stata per Bova Marina una struttura che serviva. Infatti i tanti giocatori, ottimi giocatori che avevamo a Bova Marina, se volevano un campo di erbetto dovevano arrivare a merito. Quindi questo campo ha fatto molto per questo paese e farà molto per questo paese. Certo, l'oratorio ha il suo campo, il suo coso, però certo, una cosa è giocare nel cemento, una cosa è giocare sull'erbetta. Sì, esatto, giusta osservazione. Genova si rialza, però è dolorante Angelo, vediamo, adesso passerà appunto di fronte alle nostre telecamere, vediamo, sembra tutto a posto, ed è questo quello che volevamo, diciamo. Mancano 15 minuti alla conclusione. Ci prova Panagia ed è forse il punto esclamativo, lo ha messo Panagia con un gran gol, 3-0, 14 minuti alla fine. Adesso sarà difficile per il Brancaleone risalire senza Genova. Gol di Panagia, punto esclamativo forse, vediamo se lo è, ma intanto... Giuseppe, guarda, mettere un punto a questa partita non ti dico che ci sarà. Dalle esperienze che ho io a calcio 5, 14 minuti sono molti, e un 3-0 non è chiuso niente. A confronto del calcio 11, il calcio 5, in due minuti puoi fare un 4-3 senza problemi. Io non dico che ce lo auguriamo, perché non è giusto. Però per vedere, diciamo, un bel match nel finale, speriamo che il Brancaleone rientri in gara. Guarda, secondo me ora l'SD si chiuderà molto, infatti come vedi scalano bene, Zirilli la mantiene bene, il Brancaleone non è che si sta innervosendo molto, però ti ripeto, sono sempre giocatori di alta categoria, non vuol dire niente che il calcio 11, calcio 5 non vale niente. Infatti come vedi Marengola da un po' troppo lunga a Borrello, però sono sempre pericolosi. Sì, ci deve provare il Brancaleone. 10 minuti allo scadere e adesso riparte Foti. Si prova a muovere Pasquale Borrello. Foti, chiusa bene la SD. Zirilli segue come un'ombra Galletta e sbaglia ancora l'ennesimo pallone Borrello. Ma oggi il Brancaleone sta giocando una partita brutta, mister. Fin da subito l'abbiamo visto. Sono in difficoltà. Attenzione Borrello. Borrello ancora, Galletta, palo! Incredibile! Il palo di Galletta. Poteva riaprire il match questo gol. E c'è adesso un fallo su Bonanno. Poteva riaprire il match questo gol. Sì, come ti dicevo Giuseppe, è una partita molto, molto combattuta. La SD si chiude bene, però a livello di offensiva... Certo, sta usando un po' troppo. Secondo me ora si dovrebbe chiudere. Riparte il Brancaleone con Foti. Subito ci prova la palla per... Chiude bene Bonanno. Riparte adesso la SD. Ci prova Bonanno. Palla per Panagia. Protesta Bonanno, voleva un fallo Bonanno. Fiumano dice gioca.
prova a ripartire adesso. Calcio d'angolo per la SD, Panagia. Zirilli. Tribuna. Tribuna. Bravo anche con i piedi. Criseo. Criseo. Criseo! E non chiude Panagia, il solito schema di calcetto, però Panagia in questo caso è stato disattento, diciamo così, doveva chiudere sul secondo palo. Certo, arrivati a questi minuti, a questi livelli, Panagia lo capisco che non è riuscito a chiudere il secondo palo. Sta facendo un'ottima partita difensiva, chiude il centro bene, sale sul portatore di palla giusto come deve fare. Quindi se non chiude il secondo palo a 10 minuti dalla fine, più o meno 10 minuti, va bene. Ci può stare adesso la stanchezza. Inizia a farsi sentire Galletta con il solito movimento, però gli strappano la palla, adesso si innervosisce Galletta. Lo dice Giancarlo, non chiama il fallo, Fiuma no. Occhio Bonanno, Bonanno! Ci ha provato Bonanno. Il destro infatti, che non va. Infatti come vedi Panagia ora si trova dietro al posto di Zirilli. Molto bravo Zirilli, prende il posto di Panagia. Pivot di attacco, infatti ora di nuovo sì, e adesso riparte ancora Criseo. Il Brancaleone prova, ci prova il Brancaleone. 9 minuti al termine. Marengo, calcio d'angolo. Bravo Tribuna. Ci prova, bravo Tribuna, giusto. Si è fatto male anche Tribuna, speriamo che non sia nulla di grave. Sì, bravo Tribuna a mandare in angolo questo tiro molto insidioso, però come ti dicevo l'SD sente molto la stanchezza dei suoi giocatori. Infatti abbiamo trovato Zirilli alto come pivot d'attacco e Panagia a fare il centrale difensivo dietro nel rombo. Quindi uno schema, i due si cambiano e sbaglia l'ennesimo pallone del match Giovanni Galletta. Ricordiamo anche che vi è la sfida nella sfida, così lo abbiamo chiamata, 18 reti Panagia con il gol segnato 19, quindi momentaneamente capocannoniere. Galletta dovrebbe fare due gol per arrivarlo, vediamo, ci prova, niente, l'ennesimo tiro bloccato. Galletta. Marengo si muove sulla destra, preferisce Foti. Galletta, chiusa bene la SD, ci prova ancora Galletta, chiuso. Possiamo dire ottima partita di Zirilli, che manovra la parte difensiva in maniera pazzesca. Adesso mancano 7 minuti alla conclusione. E quello, il primo pensiero che uno fa in questo momento, sono passati già 35 minuti, il Brancaleone non ha fatto nessun gol in 7 minuti, può reagire secondo te Sandro e rimettere le cose, diciamo, dimmelo diciamo. Allora Giuseppe, ti ripeto, stiamo vedendo una partita con giocatori che secondo me sono al di fuori di questa categoria. L'SD gioca bene a calcio a 5, il Brancaleone ha giocatori che tecnicamente sono impressionanti, però ti ricordo, a calcio a 5 la tecnica conta tanto quanto, cioè un Marengo ti può risolvere la partita, però se l'SD continua a difendere in questa maniera non ce n'è per nessuno. Sì, i minuti passano e la stanchezza cresce. Galletta, Foti, ancora, ma non riescono ad entrare, vogliono trovare il varco giusto ma non ce la fanno. Intanto ripartono e c'è il 4-0, occhio di falco in questo caso Giancarlo Fiumano, occhio di falco, 4-0, punto esclamativo, tutti a casa. Guarda, non so quanto manca, però 6 minuti non è difficile,
Non direi tutti a casa, Giuseppe, ti ripeto, calcio 5 io ho visto partite sia l'esperienza di cose che in 5 minuti dal 5 a 1 al 6 a 5 l'abbiamo vinta, ti ripeto, con l'SD abbiamo vinto una partita a Gallina che eravamo 5 a 1, abbiamo vinto 6 a 4. Non è difficile. Attenzione, ora c'è un fallo per... Sì, sicuramente. Io spero che ci sarà una bella partita nel finale, però... quinto fallo intanto, quindi quinto fallo, il prossimo è tiro libero, può essere una soluzione. Intanto Fote, Marengo, vediamo se questa volta Marengo segna, vediamo. Il suo sinistro fa paura di solito. Infatti guarda ora... Tribune sicuramente farà scalare uno dalla barriera, infatti come... Eccolo, perfetto, Sandro, lo conosci bene, occhio. Marengo, ancora una volta, però è impreciso Marengo in questo caso, in questa partita. Come vedi, Tribuna i trucchi della situazione li sa come marcare tutti i giocatori, basta solo scalare un giocatore della barriera come... Ti fa vedere come copre tutta la parte difensiva. ASD padrona del campo oggi. Time out adesso per l'ASD. Ci prova adesso ad prendere un po' di fiato e poi provarci in questi ultimi minuti a portare a casa questa vittoria, che sarebbe una vittoria importante per loro. È comunque un torneo molto prestigioso, un torneo che esordisce, e quindi la prima edizione ha sempre un gusto diverso dalle altre, quindi vincere questo torneo è importante anche per loro, per il proseguo e per la prossima stagione. Adesso si riprende. ...4-0, ricordiamo il punteggio per la SD Bova Marina. E adesso sarà difficile per loro. 4 minuti alla fine e adesso serve un'impresa per il Brancaleone. Ma dalle facce mi sembrano sconsolati i giocatori del Brancaleone. Ci prova Galletta, vediamo se riesce. Ma viene chiuso Galletta oggi, purtroppo non è nella serata di grazia Galletta, perché durante questa competizione abbiamo visto un grande gioco, ha fatto grandi giocate e quindi oggi sembra un Galletta che non è, ripeto, nella serata più idonea, non riesce a trovare... trovare il gol, molto stanco anche dalla faccia. 4-0 per l'SD, un punteggio difficile da chiudere e ancora giocano come se fosse il primo minuto. Sì, non vedo... Sì, perché ti ripeto, Peppe, la SD difende molto bene e qui solo, diciamo, calcisticamente parlando, solo una presa di linea potrebbe, cioè palla dentro, palla fuori, palla sulla linea, giocatore bravo, uno contro uno, salta, tiro al secondo, se si trova l'attaccante, il pivot d'attacco al secondo, te la può risolvere, però... E chiude Bonanno, chiude Conti e porta alle stelle la SD Bova Marina. Chiude Conti e porta alle stelle, ripeto, la SD Bova Marina. La SD vola e i tifosi vogliono Pasquale Nucera, un giocatore, diciamo, importante sotto l'aspetto emotivo per la SD Bova Marina in campo. Vediamo se entrerà negli ultimi minuti Pasquale per quella che sarebbe una festa per la SD. 5-0, manita! Ti posso dire una cosa, Nucera è un... anche se...
atleticamente non può reggere questi ritmi, però è un giocatore molto, molto intelligente, cioè un giocatore che secondo me si trova bene al secondo palo, ti chiude bene il secondo palo, a livello difensivo sa come chiudere il centro, quindi gli ultimi 2-3 minuti li potrà fare ad occhi chiusi. Sì, è bello vederli giocare oggi a questi ragazzi, 5-0, è davvero belli, davvero belli. Annichilire, diciamo, il Brancaleone non è facile, è una dura lezione per Genova e compagni, un 5-0 pesante in questo caso, però è meritato perché lo abbiamo visto, maturato da una grande prestazione di squadra, maturato da grandi giocatori, da grande giocata e dalla perfezione. Oggi hanno dovuto, diciamo, essere perfetti. Sì, guarda, ti ripeto, il Brancaleone ha giocatori molto 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 tecnici, molto molto bravi, che secondo me la SD non, diciamo, non ha, anche se Panagia è bravo e lo stesso Criseo quando prende palla in velocità sulla fascia non c'è, nella sua età anche superiore non c'è giocatore come lui. Però ti posso dire una cosa, se il Brancaleone giocava un po' più la palla, cercava di girarla di più, palla dentro, palla fuori, e cercare un giocatore tecnico come Marengo, presa della linea, uno contro uno, scarichi, che l'uno contro uno scarichi Marengo, uno contro uno ce la fa, palla al secondo palo, gol. Intanto un minuto alla fine, c'è l'entrata di Bobbo 32 Nucera, così lo chiamano, nome d'arte. Ci prova adesso Pasquale, adesso Patea, ci prova per cercare di rendere più amaro il risultato. Un minuto dalla fine, la SD è un sogno per lui, qualcuno dice da fuori, il capitano Zirilli ha detto è un sogno per lui. Posso dire una cosa, Pasquale si vede in questa, anche in questo minuto, come è entrato non per fare di sfotto ma per entrare a dare un contributo a questa finale. Infatti la partita è stato anche quest'ultimo minuto solo dietro, non è andato a cercare il gol. È finita la SD alle stelle, 5-0, dalle stalle alle stelle la SD porta a casa il risultato, 5-0, è il primo torneo di quest'anno vinto, è una grande vittoria. Una grande prestazione dei ragazzi di Zirilli e compagni, hanno vinto un grande risultato, adesso c'è appunto il, come si dice, il terzo tempo, Sandro, si salutano, sono due grandi squadre, Sandro, abbiamo visto una grande partita oggi. Sì, Peppe, guarda, sono due grandi squadre, non c'è infatti come hai visto è stata una partita correttissima, senza falli, senza polemiche, senza niente, hanno pensato solo a giocare, diciamo, a calcio, senza fare nessuna polemica. Ha vinto il migliore, cioè ha vinto chi ha saputo gestire bene la partita. No, non diciamo ha vinto il migliore, perché la SD era migliore del Brancaleone, perché ti ripeto, il Brancaleone aveva giocatori come Genova, Galletta, tutti questi che hanno fatto la storia del calcio ionico in tutta la Calabria. Sì, la SD sorride, vince, torna a vincere, e quindi sarà una serata bellissima per loro oggi, vincono questo primo torneo dell'anno, proveranno a bissarlo sicuramente al torneo dell'Oratorio Salesiano Don Bosco, quindi ci godremo altre belle partite, ma questa sera sorride la SD, sorride il calcio bovese. Un saluto da Giuseppe Cuzzilla e Alessandro Vadalà. Ricordo, stasera, come abbiamo visto, questa finale ha vinto lo Sport, perché è stata una partita correttissima, senza nessuna polemica, senza nessuna polemica contro l'arbitro, senza niente, hanno giocato a calcio, hanno pensato solo
hanno giocato solo a inquadrare lo specchio della porta e non c'è stato nessun altro. Bel gioco, bella difesa dell'SD, ottimo attacco del Brancaleone, ottimi giocatori del Brancaleone, però diciamo una cosa, la SD con la sua difesa, con la sua parte difensiva è stata pazzesca. Tribuna dietro dava consigli con Zirilli. Complimenti a tutte e due le squadre e che vinca sempre lo sport. Ciao. Sì, grazie Sandro, grazie a tutti, grazie agli amici di Telebova Marina e di Telemelito. Linea allo studio. Siamo di nuovo in linea, cari telespettatori di Telemelito e Telebova Marina. Siamo con il migliore in campo, Pasquino Criseo, della squadra SD Bova Marina. Pasquino, intanto ti premiamo per la partita, complimenti. Oggi una sfida molto difficile, giocavate una finale contro il Brancaleone, però avete giocato bene sin dall'inizio, tu hai fatto due gol, hai aperto diciamo il match e poi siete stati bravi a controllare e a vincere questo torneo. Sì, sì, il merito non è tutto mio, diciamo, tutta la squadra ha partecipato a questa vittoria. La squadra avversaria insomma non era di meno, giocavamo con tutti i giocatori diciamo, di eccellenza, categorie superiori e quindi siamo stati bravi a sfruttare le occasioni e a mettere la palla dentro. Una grande prestazione la tua, una grande prestazione dell'SD, avete fatto una competizione diciamo perfetta, questa è una vittoria di squadra, diciamo che dopo quella caduta, quel passo falso che avete fatto nel campionato purtroppo quest'anno, oggi tornate a sorridere con una grande vittoria. Sì, perché tutto l'anno abbiamo lavorato, quindi ci siamo trovati bene in campo e appunto dopo la discesa c'è stata una salita. Bravo, complimenti Pasquino e linea allo studio.